Posso solo dirti grazie. Grazie per il tuo contributo. Certo. Così Hartman ti ha parlato del lago. Di come l'attacco che l'ha creato gli ha cambiato la vita. Non soltanto ha perso la sua famiglia. Per poco non è morto anche lui. Per 21 minuti è rimasto in acqua. Presto cambio circolatorio. Dice, circostanze normali sarebbe morto. È vivo grazie all'ipotermia terapeutica. Ma quei 21 minuti trascorsi nell'aldilà l'hanno segnato profondamente. Forse a causa dello shock, le sue abilità Dooms sono migliorate. E adesso, appena può, cammina sulla spiaggia in cerca della sua famiglia. Perdonami, Sam. Hai fatto tutta questa strada per vedermi e non ti ho neanche salutato come ti devo. Fai attenzione. Come ho già detto, morte e distinzione avvolgono questa regione come un sudario. Non mi sorprende che qui gli avvistamenti di CIA siano aumentati. Ti ricordi i modelli? Nel mio laboratorio sono basati su resoconti di testimoni oculari.
Suppongo che ti siano sembrati strani, considerando tutte le volte in cui hai dovuto affrontare quelli veri, non in scala.
carico. Sam Bridges? Oh, grazie al cielo. Temevo che non saresti arrivato in tempo. Ma ultimamente non faccio altro che preoccuparmi. Sono tormentato dalle visioni che avete voi affetti dalle Dooms. L'Apocalisse. Attribuivo gli incubi all'affaticamento. Non avevo contemplato la possibilità di una contaminazione chirale. Siamo stati fortunati a prenderla prima della fase suicida. Io non posso morire. I miei studi sono tutt'altro che completati. Tu non salvi solo la mia vita, ma il lavoro di tutta una vita. Mi chiedevo se avrei mai visto queste medicine. Mi sa che sei proprio bravo nel tuo lavoro, eh? Grazie. Oh, sì, e va bene. A te l'onore. Così ora sono parte delle UCA e abbiamo accesso a una pletora di materiali di ricerca storici. Ora studiare questa spiaggia fossile sarà molto più semplice, sempre che io riesca a dimostrare che è quello che credo. E poi sono anche felice di condividere le nostre scoperte con tutti. Incredibile che i depositi chirali si trovassero in strati risalenti a 65 milioni di anni fa. La prova di un antico Death Stranding. La materia chirale è esistita sulla Terra sin da prima dell'avvento dell'uomo. Questo strato ne è la prova. Guarda qui, Sam. Vedi quella crepa nera? Crediamo sia la fonte delle rilevazioni di chiralium. In un remoto passato, i terremoti crearono fusioni frizionali lungo le faglie, producendo strati noti come pseudotachilite. Questi strati si chiamano terremoti fossili. Estendendo il principio, potremmo chiamare questa fenditura spiaggia fossile. La presenza del chiralium proprio in questo strato non può essere una coincidenza. Suggerisce fortemente che le spiagge siano comparse durante l'estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene. E non solo allora. I dati recuperati dalla rete chirale suggeriscono che simili spiagge fossili siano state scoperte in strati corrispondenti ad altre estinzioni. Ciò sembra indicare che tutte le principali estinzioni di massa siano avvenute in concomitanza con la comparsa delle spiagge. Espandendo la rete chirale, ci hai permesso di trovare un pattern ricorrente in quei pochi dati sparsi. Tu hai approfondito i nostri progetti individuali e hai scoperto che ormai è solo questione di tempo per recuperare ciò che abbiamo perso e risolvere tutti i misteri che rimangono. Ma questo non è che l'inizio. Vai fino in fondo, Sam, e chissà cosa saremo in grado di scoprire. Beppa, nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni.
Ok, ok, ok. Ok, d'accordo, va bene. Star.
Avvio scansione. Scansione IP. IP Fragile Express verificato. Rilevato. Consegna carico. Grazie davvero, amico. Grazie a te possiamo procedere con gli scavi. Questo posto è già abbastanza terribile senza aver paura di rimanere asfissiati. Beh, non devo certo dirlo a te. Tu l'hai fatto, dopo tutto, anche se non so come ci sei riuscito. Imposta la rete chirale nel frattempo. Comunque, alla fine, Sam Bridges, ho un favore da chiederti. Un corriere locale doveva consegnarmi una cosa preziosa, ma l'ha persa per strada. È un ammonite di 200 milioni di anni fa, che, così dice, sembrerebbe ancora viva. Sembra ci si sia imbattuto in un'area rocciosa nascosta sotto un ghiacciaio, ma non finisce qui. Sostiene che questa ammonite ha un cordone ombelicale. Un cordone ombelicale? Sarò diffidente, ma quel campione va studiato e non lascerei mai un compito così delicato a un dilettante. Così gli avevo chiesto di incidere tutta la roccia circostante e di portarmi il campione. Logicamente volevo confrontarlo con altri campioni coevi nei paraggi. Ma ecco perché gli avevo chiesto di estrarne altri oltre a quello di cui mi aveva parlato. Ma che cosa mi va a fare quel coglione? Perde tutto il carico. Non ha nemmeno avuto il buon senso di indicare in quale cassa fosse l'ammonite col cordone ombelicale. A quanto pare il carico è andato perso nell'area a sud-ovest, dove tendono ad accumularsi i gas tossici. Poi dichiara che il suo scanner è rotto e che non c'è assolutamente modo di recuperare il carico. Ma tu potresti rintracciarlo. Ti darò una maschera d'ossigeno per proteggerti dai vapori. Per sicurezza. Puoi prenderla accettando l'ordine. Quel fossile può rappresentare una scoperta epocale. Esistono esemplari di pesci vivipari, ma un'ammonite con un cordone ombelicale non si è mai vista. E se davvero avesse 200 milioni di anni, corrisponderebbe all'estinzione del tardo Triassico, un'altra estinzione di massa. Che il cordone ombelicale sia collegato alla spiaggia. Dobbiamo recuperare quel carico a ogni costo. Può fornirci un indizio fondamentale per capire i meccanismi del Death Stranding. Manca così poco. Manca davvero poco per capire la vera natura di questo fenomeno. Sbrigati, Sam. Quell'ammonite non deve andare persa. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi a... Una maschera d'ossigeno. Bella idea. Filtra l'aria e ti permette di respirare. Oltre a proteggerti dai gas tossici, ridurrà la stanchezza dovuta allo sforzo fisico, in modo da aiutarti a mantenere l'equilibrio. La batteria si scarica in fretta, altrimenti ti direi di indossarla sempre, ma si scarica, perciò non farlo.
Grazie per il tuo contributo. Alle armi revocate. Bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Costruzione completata. Forza, non mollare. Limite alle armi revocate. Oh!